Ragazzi, ho fatto un'ora di video ed era tutto fuori fuoco. Ma io non lo so, ma come si fa? Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Un nuovo video bello bellissimo, perché questo sarà lo speciale 40.000 iscritti. Cercherò di riassumere tutta la storia del Giappone in 9 minuti. Per ovvi motivi tralascerò un sacco di cose e cercherò di raccontarlo in chiave divertente, anche se alcuni fatti non è che siano proprio divertentissimi. Alcune delle animazioni le ho rubate a un video bellissimo che è stato fatto in inglese, che vi lascio comunque in descrizione. Ma chi se lo vuole vedere in italiano raccontato da me, rimanete qui, mi raccomando. Se vi piace questa tipologia di video, vi prego di lasciare un mi piace, così ne farò altri. Infatti sto pensando proprio di fare un po' di storia del Giappone e riuscire a raccontarvela tutta, un po' spezzettandovela meglio e parlandone un po' più a fondo, perché ci sarebbe tantissimo da parlare. Per esempio ci sono dei periodi come il periodo Edo che potrei andare avanti a parlare per una decina d'ore. Parlando della storia del Giappone, allora vabbè, devo dire che fino al VI secolo i giapponesi non sapevano scrivere, quindi non hanno lasciato nessuna testimonianza scritta di quello che era successo ai giapponesi nell'era più antica. Tutto quello che sappiamo lo sappiamo grazie ai testi cinesi e qualche testo coreano. Comunque, la prima epoca del Giappone è l'epoca Jumon. L'epoca Jumon è chiamata così proprio per la tipologia di decorazioni che ci sono sui vasellami dell'epoca. Questa decorazione è fatta a corde. Uno dei ritrovamenti più belli di quest'epoca è sicuramente questa specie di bambola che era chiamata Dovu. Bellissima, direi. Ma il progresso era imminente. Infatti i coreani insegnarono subito ai giapponesi come coltivare il riso. Ci si è spostati nell'era Yayoi. Qua abbiamo alcune testimonianze scritte dei cinesi che parlano del popolo giapponese. Ovviamente c'era già una forte amicizia tra il popolo giapponese e il cinese. Infatti nominavano il popolo giapponese con il nomignolo di Wa, che significa nanerottolo, hobbit praticamente. E quindi vabbè, di questa popolazione giapponese che chiameremo Wa, sappiamo grazie a questi testi cinesi che erano un popolo che amava fare baldoria, era sempre embriago e tra l'altro faceva anche dei rituali cantati invocando gli spiriti, infatti erano già shintoisti all'epoca, e battendo le mani, così. Quindi queste erano più o meno le prime forme di parapara che poi si svilupperanno in Giappone fino a qualche anno fa, adesso nessuno se le caga più. Ecco, in seguito ci si sposta nella prossima epoca del Giappone, che è l'epoca Kofunjidai, che detta così sembra anche carina, però praticamente è l'epoca delle tombe a tumulo. Vabbè, era questa l'epoca. Più era grande la tomba in cui venivi sepolto e più eri una persona importante. In questo periodo il Giappone, che in realtà andava più o meno dalla metà in giù, la parte più settentrionale non faceva parte di tutti questi regni, comunque era tutto spezzettato in vari piccoli clan che venivano chiamati Uji. Tra tutti questi clan, quello che aveva un po' più followers era indubbiamente il clan Yamato, il cui capo era niente poco di meno che uno dei discendenti della dea Amaterasu. Oddio, tiratela anche un po' di meno. Comunque questo qua, siccome non era il figlio di una serva, è arrivato con 3 tesori meravigliosi. Sentite, sentite: oro, incenso e mirra. Ah no, quello era un altro. Ah, aveva portato una megatama, una spada e anche uno specchio che mi dicono fosse fragile, magico e mitologico, simbolo di bellezza e di vanità. Che poi si è tramandato in generazioni e generazioni fino a finire nelle mani di una ragazzina di nome Stilli. Perfetto, sono a 7 minuti e vi ho raccontato tipo niente del Giappone. Vabbè, e comunque dalla Corea con furore arrivò una nuova religione, che era il buddismo. E dopo un inizio un pochino meh, che era un pochino la reazione che ho avuto io quando per sbaglio apro la porta ai testimoni di Geova, è riuscito un pochino a prendere piede in Giappone, insieme a tutte le leggi che arrivarono con essa. E dopo svariate battaglie tra i vari clan, tra tutti riuscì a imporsi il clan Soga. Tra i fatti interessanti di cronaca di quel periodo, il capo dei Soga, Umako, aveva deciso di mettere al trono il suo nipote. Tuttavia, il suo nipote non è che avesse tutta questa voglia di fare il tronista, infatti stava progettando il suo suicidio. Lo zio però riuscì a prevedere in anticipo questo suo desiderio e lo uccide lui prima. Comunque, attraverso vari scontri e peripezie, che non sto qua a raccontarvi perché siamo già a 11 minuti di girato, si arrivò alla riforma Taika.
Taika vuol proprio dire grande cambiamento, che diede molto più potere al governo. Praticamente hanno scoppiazzato l'idea del governo in Cina e l'hanno portata in Giappone. Oltre a ciò hanno anche rubato l'alfabeto ai cinesi e finalmente hanno scritto i loro primi libri. Quindi finalmente da adesso in poi avremo un po' una storia del Giappone anche dal punto di vista dei giapponesi. Anche se c'è da dire la maggior parte delle fonti le hanno un pochino colorate, non si sa se si va a finire nel folklore, nella mitologia, o se si tratti di fatti reali. Io comunque continuo a credere che l'imperatore giapponese sia un discendente diretto di una divinità shintoista, ne sono sicuro. Comunque, a proposito di Cina, finalmente per la prima volta i giapponesi riuscirono a cambiare nome, perché insomma non è che i giapponesi avessero tutta questa voglia di farsi chiamare Nanerottoli o Hobbit, e quindi decisero di farsi chiamare la Terra del Sol Levante, quindi il popolo della Terra del Sol Levante, che in giapponese suona anche in modo carino, ma in cinese si pronuncia più o meno così. Comunque, da qui in poi si è iniziato un pochino a muovere la capitale un po' a rando, perché ogni volta che moriva un nuovo imperatore si spostava la capitale, quindi era tu un flipper di capitali, finché a un certo punto l'hanno messa a Heian e è rimasta lì. La famiglia imperiale un po' alla volta stava perdendo un po' il suo potere, la sua supremazia, un po' perché tutti i vari clan sparsi per il Giappone assumevano sempre più potere e avevano anche ai loro servizi dei bushi, ossia dei guerrieri, per potersi difendere tra loro. La classe dei guerrieri in questo periodo acquisiva anch'essa sempre più potere e si organizzava in modo sempre più gerarchico e più ben strutturato. Tant'è che i militari finirono per avere più potere dell'imperatore e quindi decisero di fondare il loro proprio governo a Kamakura, che, se volete vedere il mio video di Kamakura, è uscito sul canale a cazzo insieme a Mangaka, andatevelo a vedere se non l'avete ancora visto. In ogni caso l'imperatore continuava a essere chiamato imperatore, anche se tanto potere da imperatore non l'aveva, però insomma sempre carino. Il capo dei militari, che in realtà era quello che realmente era il capo del governo, si chiama Shogun, quindi ogni volta che dico Shogun capite di chi sto parlando. In questo periodo di grandi feste e gioie, insomma, e arrivò dalla Mongolia un messaggio che diceva: abbiamo appena invaso la Cina e se non volete arrendervi al nostro potere invaderemo anche voi giapponesi. E i giapponesi prontamente hanno risposto ai mongoli: ma anche no. Partì quindi la prima spedizione mongola alla conquista del Giappone, che tuttavia fu travolta e distrutta dal Tornado. Arrivò in seguito un'altra spedizione mongola ancora più grande e potente, che però anche questa volta fu distrutta da un altro tornado. E il tornado venne chiamato vento divino, ossia kamikaze, e infatti praticamente tutti i vari shintoisti dissero che erano stati loro ad invocare questo vento divino, e per circa 2 furie secondi l'imperatore tornò ad essere l'imperatore. Tuttavia uno dei clan che sostenne l'imperatore si ribellò e diventarono loro i detentori del potere, spostando il nuovo governo proprio a Kyoto. Vatti a filare degli amici, mannaggia. L'imperatore comunque mantenne il suo nome di imperatore, anche se contava come il 2 di picche. Arrivò infine il momento in cui c'era la successione del trono, insomma. Normalmente questa posizione spetta al figlio dello Shogun di turno, tuttavia non aveva dei figli, quindi chiese al fratello di passare al monaco se andava bene non fare più il monaco, e così sarebbe diventato lo Shogun. Quindi la domanda è: chi sarebbe stato il nuovo capo dei capi? Vabbè, chi se ne frega, non ve lo dico neanche perché siamo già a 20 minuti di video e non ho tempo. Parliamo invece di cose più interessanti, come gli europei che finalmente sono arrivati in Giappone. Sono arrivati infatti per primi i portoghesi, tra l'altro sono arrivati perché avevano la corrente contro e ci sono finiti per sbaglio nel sud del Giappone. Sono venuti qua, hanno venduto un po' orologi, ma soprattutto portarono una cosa nuova: erano le armi da fuoco e anche il cristianesimo. Breve riepilogo: in questo periodo l'impero giapponese era un pochino di nuovo tutto spezzettato in varie prefetture, tutte in lotta fra loro, manco fosse il trono di spade. Ma adesso c'era questa novità, che erano le armi da fuoco che hanno portato i portoghesi, quindi la gente poteva ammazzarsi con le armi, e quindi i vari clan, quelli un pochino più potenti, che avevano i soldi per comprarsi le armi, riuscirono a distruggere i loro rivali con facilità ed allegria. In questo periodo questo regno qua aveva avuto la brillante idea di conquistare Kyoto. Kyoto in questo periodo non si chiama Kyoto, ve la chiamo Kyoto per dirvela semplice a voi, in realtà si chiamerebbe Heian. Si chiamerà poi Kyoto dopo che c'è la restaurazione Meiji nel 1868, ma ne parliamo dopo. Vi dico Kyoto così capite meglio, ok? Piccola premessa che non voglio che qualcuno mi scrive sotto, ma non si dice Kyoto. Ragazzi,
video di 10 minuti, non è che sto facendo un libro sul Giappone, ecco. Tuttavia c'era questo piccolo regno, un po' insignificante, in mezzo, che era il regno di Oda. Allora decisero di attaccare Oda per poter poi andare a Kyoto. Tuttavia persero contro Oda e il capo di Oda ha deciso di invadere Kyoto e così riuscì a conquistare la capitale. Partendo dalla capitale iniziò un pochino a sottomettere tutti i regni che stavano vicino e si stava avvicinando sempre di più a conquistare l'intero Giappone. Tuttavia fu ucciso da un suo vassallo. Quest'ultimo riuscì finalmente a conquistare l'intero Giappone, anche la parte del nord che finora non era mai stata citata in questo video. Decise di invadere la Corea per poter poi in seguito invadere anche la Cina. Tuttavia non ci riuscì e morì. Prima di morire aveva detto a questi 5 uomini di prendersi cura del suo pargoletto fino a quando non avrebbe avuto la maggiore età per poter governare. Questi gli hanno detto sì, certo, come no. Infatti questo tipo qua non è mai diventato lui il capo, ma lo è diventato uno dei 5 che dovevano guardare per il suo bene, che era questo qui, che era il più ricco e potente, che era Tokugawa Ieyasu. Grazie a lui è iniziata l'epoca Tokugawa, o l'epoca Edo, Edo Jidai, che è un'epoca molto importante per i giapponesi, perché è l'epoca in cui praticamente i giapponesi sono diventati tipo la Corea del Nord e si sono chiusi in loro stessi. Infatti erano limitatissimi i contatti con l'esterno, per quanto studiassero comunque la cultura occidentale attraverso i libri, tenendosi un pochino avanti, però non c'erano praticamente contatti e commerci erano tutti bloccati, cioè i giapponesi che erano residenti all'estero dovevano tornare in patria e chi era in patria in quel momento non poteva più lasciarla. L'unico posto in cui potevano ancora fare un po' di commercio, però super controllato dalla famiglia Tokugawa, era a Nagasaki, che c'era l'unico porto in cui si poteva fare un filino di commercio, ma giusto due robettine, ecco. I cristiani in questo periodo erano super perseguitati, quindi chi era un missionario che si trovava sfortunatamente lì poteva anche essere decapitato, e magari se c'era qualche giapponese che si era convertito al cristianesimo faceva bene a non darlo a vedere, perché potevano essere cazzi. C'erano anche una pratica che non mi ricordo come si chiama, tipo Yefumi, con cui dovevano dimostrare di non essere dei fedeli calpestando tipo delle figure di Maria, un vergine, una cosa del genere. Vabbè, comunque non dilunghiamoci troppo e rimaniamo sui fatti importanti. Durante questo periodo ci fu una notevole, all'inizio soprattutto ci fu una notevole crescita economica, furono costruite nuove strade, nuove scuole, furono scritti un sacco di libri, un sacco di bellissime poesie. In questo periodo ci fu anche il teatro Kabuki, i primi distretti a luci rosse, insomma un sacco di belle cose. Tuttavia in questo periodo di feste, balli e rock and roll, oddio, anche se c'è da dire che nell'ultimo periodo un pochino l'economia stava scendendo, arrivarono a rompere le balle gli americani con queste grosse navi nere capitanate da Matthew Perry, che gli ha detto: o aprite il commercio al mondo, è diventata una nazione aperta, oppure sono cazzi. I giapponesi, che volevano rispondergli stile Gandalf, tu non puoi passare, furono costretti ad accettare un po' di compromessi e a firmare un sacco di trattati. Ce ne furono un paio che erano decisamente svantaggiosi per i giapponesi. Ci furono dei malcontenti, c'era gente che non era proprio felicissima di questi trattati, tra cui la provincia di Choshu e Satsuma, che finirono per andare ad attaccare lo shogunato Tokugawa, ponendo così fine all'epoca Edo e quindi al dominio della famiglia di Tokugawa. L'imperatore riprese a avere nuovamente potere, yay! E la sua dimora fu trasferita a Edo. Ah, scusate, non ve l'ho detto. Lo shogunato Tokugawa aveva messo il governo nella nuova sede, quella di Edo. La nuova epoca che stava iniziando, che iniziò nel 1868, fu l'epoca Meiji. Quest'epoca Meiji è l'epoca del grande cambiamento, quindi ci furono un sacco di riforme e furono istituite delle nuove istituzioni. Fu fatto un nuovo governo sulla base di quello occidentale, fu fatto un nuovo esercito super occidentale style e anche la costituzione ha assunto dei caratteri molto simili a quella delle costituzioni occidentali. Ma che cosa mancava al Giappone per essere all'avanguardia come tutti gli altri paesi occidentali? Iniziare a colonizzare un po' tutti i paesi che gli stavano appressi. Iniziarono questa loro avventura espansionistica in Corea, conquistandola. Riuscirono a vincere anche la guerra contro i russi. Ma il Giappone tutto ciò non bastava, voleva molto di più. Infatti il Giappone voleva conquistare questa parte della Cina e queste isolette tanto carine, che però erano di proprietà dai tedeschi, che le avevano già colonizzate. Fortunatamente, guarda un po' il caso, scoppia la prima guerra mondiale.
Gli inglesi dichiararono così guerra ai tedeschi. Perché i tedeschi erano preparati ad attaccare il Belgio, perché era tra le balle nel loro tentativo di attaccare la Francia. E siccome la Francia era amica della Russia, che a sua volta voleva attaccare l'Austria perché gli austriaci erano pronti ad attaccare i serbi, perché un serbo aveva ucciso il loro leader. E siccome gli inglesi avevano dichiarato guerra ai tedeschi, i giapponesi erano felicissimi di poter attaccare queste varie isole che volevano già conquistare e questa parte della Cina. Più o meno, vabbè, oddio, ve l'ho fatto un po' più semplice, però in breve. Finita la guerra, ai giapponesi fu concesso di tenere tutti i nuovi territori. E inoltre si unirono anche alla Società delle Nazioni, che, per chi non lo sapesse, era questo insieme di nazioni che avevano lo scopo di accrescere il benessere e la qualità della vita degli uomini, evitando che scoppiassero altre guerre simpatiche. In Giappone, tuttavia, seguì un periodo di grande instabilità economica, che tuttavia non sembrava interessare particolarmente ai militari. Infatti i militari stavano benissimo e erano pronti per attaccare la Manciuria. E i tipi della Manciuria erano lì un po', cioè, scusa, avete appena firmato per essere in questa Società delle Nazioni, voi non è che dovreste attaccare gli altri paesi, dovreste salvaguardare la pace di tutto il mondo. E però ai giapponesi non sembrava interessare particolarmente e andarono in Manciuria attaccandola in allegria. I giapponesi comunque non si fermarono qui, perché andarono avanti conquistando parte della Cina ed erano pronti a conquistare l'intero Estremo Oriente. Ed ecco che su Facebook arrivò ai giapponesi questa richiesta d'amicizia da parte di questo simpatico uomo coi baffetti, al quale poi si aggiunge anche Mussolini, e siccome avevano tutti un sogno in comune, decisero di allearsi in questa loro mission. Iniziò così la Seconda Guerra Mondiale. I tedeschi iniziarono così a espandere il loro impero un pochino in tutta Europa, arrivando persino ad attaccare gli inglesi. Perché, come ha detto la Tatangelo, se gli amici dei vostri amici non sono amici dei nostri amici, allora non siete nostri amici. Ah no, scusate, la Tatangelo aveva detto questo. Quando una persona è niente, l'offesa è zero. Ad ogni modo, nel frattempo gli americani iniziarono a lavorare alla bomba atomica, just in case. Tuttavia per ora gli Stati Uniti non erano scesi in guerra. Ma poi i giapponesi andarono ad attaccare le Hawaii e quindi la risposta degli Stati Uniti fu immediata ed attaccarono a loro volta il Giappone, bombardando 50 delle città più importanti e lanciando due grosse bombe atomiche a Hiroshima e Nagasaki. In seguito al lancio di queste bombe il Giappone si arrese. Gli americani occuparono il Giappone imponendo la libertà di culto e richiedendo una dichiarazione ufficiale da parte dell'imperatore giapponese, nella quale dovette affermare che non era un discendente di una divinità shintoista. Fondarono questo nuovo governo su stile americano, che aveva tutti gli elementi necessari per una miracolosa ripresa economica post guerra. I giapponesi iniziarono quindi a costruire televisioni, videoregistratori, automobili alla velocità della luce e meglio di qualsiasi altro paese. Ci fu un boom economico spaventoso e tutti diventavano ricchissimi. Pochi anni dopo questo miracolo finì, ma il Giappone resta comunque un bel paese. Messaggio. Ok, vabbè, io l'ho incluso. Quindi a posto, Marco? Boh. Ragazzi, questo è un video un po' particolare che spero vi sia piaciuto, in cui ho cercato di riassumervi tutta la storia del Giappone. È stato un video abbastanza faticoso, però spero che abbiate apprezzato. Voglio riportare questo video in modo più intenso e lungo, perché ho veramente tralasciato un sacco di dettagli che mi sarebbe piaciuto raccontarvi. Quindi riporterò questo video magari tra un anno, magari lo speciale, che ne so, 50.000 iscritti o 60.000 iscritti, se ci arriverò. Se volete la versione seria di questo video, forse farò anche quella, ci sto lavorando. Comunque volevo davvero ringraziarvi a tutti e 40.000 per esservi iscritti a questo canale, non sapete quanto significhi per me, un grazie davvero. E inoltre volevo dirvi che riproporrò il video prank che ho fatto con A Caso a breve a Venezia domenica prossima, quindi chi volesse venire domenica prossima, scrivetemi un DM sul mio Instagram in italiano che vi metto nel gruppo, chi volesse partecipare. Mentre chi volesse partecipare alla Prank di Roma, lo organizzeremo il 6 di ottobre, quindi chi volesse mi scriva comunque in privato sul mio Instagram, quello in italiano però. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che continuerete a guardare questo canale, se avete delle richieste o altre cose di cui volete che parlo, fatemelo sapere nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video e un mega abbraccione da Seba. Ciao!